Comincia oggi la 19ª legislatura della Repubblica Italiana. Camera e Senato si riuniscono stamattina per la prima seduta che prevede la proclamazione degli eletti e l'elezione dei rispettivi presidenti. Per il Parlamento italiano sarà anche la prima volta in assoluto con il numero dei parlamentari ridotto. Palazzo Madama passa da 315 a 200 senatori, Montecitorio da 630 a 400 deputati. Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrà cominciare le consultazioni per la formazione del nuovo governo.